16 febbraio, buongiorno a tutti, eccoci di nuovo con il nostro libro dell'anno, vediamo cosa ci propone oggi. Versetto di oggi, Proverbi 26-20, quando manca la legna, il fuoco si spegne e quando non c'è maldicente, cessano le contese. È vero, la maldicenza è una cosa terribile, veramente. Dobbiamo evitare di essere maldicenti, pensiamo sempre bene, diciamo sempre le cose positive, pensiamo sempre le cose belle, non sospettiamo niente, non ci preoccupiamo, lasciamo le cose come sono e preghiamo, 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 evitiamo la maldicenza, è un tarlo terribile. Proverbi o motti di oggi, Leonardo Sciascia diceva: non ci sono che maschere, non siamo che maschere. Non siamo che maschere, non ci sono che maschere. E in effetti c'è anche Leonardo Sciascia cita anche un motto siciliano, no? Una mano lava l'altra e tutte e due lavano la maschera. C'è il famoso motto, tutte e due lavano la maschera. E lui c'è un motto siciliano che dice: una mano lava l'altra, tutte e due lavano la maschera. È vero, non ci sono che maschere. Il mondo è un mondo fatto di maschere. È incredibile, ma mi ricordo anche l'affermazione di Edoardo De Filippo, nell'ultima opera che ha scritto, gli esami non finiscono mai. A un certo punto va davanti allo specchio e dice: l'unica cosa che dice la verità in questo mondo è lo specchio. È bellissimo, perché tutti recitano una parte. Quando ti guardi allo specchio, è l'unica cosa che dice la verità. Tutto il resto viene mistificato, cambiato a seconda dei nostri interessi. Quindi è veramente la riflessione sul carnevale ci porta a delle considerazioni interessantissime come quella riguardo a Ensor, il pittore, vediamo. Quello dopo, adesso prima l'ultimo motto, dobbiamo ingrandire la sala di riunione non quando è troppo piena il culto, ma quando è troppo piena la riunione di preghiera. Eh sì, è vero, eh. Molto spesso al culto c'è pieno, nelle riunioni di studio o di preghiera c'è quasi nessuno. E questa è una cosa sbagliata. Dobbiamo rivalutare il tempo di preghiera e il tempo di studio della Bibbia. Preghiamo per questo, per la nostra Chiesa. Un mondo di maschere. Sì, vediamo queste riflessioni. Sono molto interessanti. Su un'opera del pittore Ensor, e che adesso leggeremo tutti i dati, ma è interessantissima. Se volete vedere l'opera, andate su internet, cercate l'opera Ingresso di Gesù a Bruxelles, di Ensor, e vedrete questo quadro bellissimo, che adesso però vi spieghiamo. James Ensor, 1860-1949, è uno dei padri dell'espressionismo. Il suo splendido olio su tela, entrata di Cristo a Bruxelles, dipinto nel 1888, è oggi all'anversa. Si ispira all'entrata di Cristo a Gerusalemme e rappresenta una folla che avanza in schiere parallele e che si perde nel fondo in una miriade di puntini. Questa folla accompagna Cristo in un corteo festante, con la banda in uniforme. Sul volto di ogni persona, però, c'è una maschera che ne esaspera i lineamenti in un atteggiamento caricaturale, una maschera grottesca. In mezzo a questa folla, Gesù, individuabile per la grande aureola dorata che incornicia il volto, l'unico senza maschera perché è l'unico uomo, quasi scompare, trascinato ed annullato dalla folla. Il quadro è una violenta accusa alla società, una società di pupazzi. Questa turba chiassosa è dunque una massa anonima di fantocci, privi di anima e di idee, pronti ad osannare Gesù oggi ed a ucciderlo domani, strumentalizzati da poteri occulti come
L'uso della pubblicità, troviamo slogan, cartelli e l'indottrinamento, la banda è una fanfara dottrinaria, ma siamo sicuri che non ha dipinto quest'anno? È vero, perché l'ha dipinto nell'Ottocento, ma in realtà anche oggi la situazione è questa, una massa di fantocci, una massa di maschere, quindi è interessante. È veramente un'opera interessante questa entrata di Gesù a Bruxelles. Cosa abbiamo poi? Soggetti di preghiera. Soggetti di preghiera di oggi. Ogni 8 secondi muore una persona a causa del fumo. Ogni 8 secondi muore una persona a causa del fumo, veramente, è incredibile, certe volte ci tiriamo addosso proprio le cose negative, le tragedie, no? Si sa che fa male, eppure migliaia, centinaia di migliaia di persone fumano e poi ci sono in tanti casi malattie, addirittura mortali, come tumori, eccetera. Quindi preghiamo per questo problema. Preghiamo per le necessità economiche delle opere missionarie. Necessità economiche di tutte le opere missionarie. Il mio contributo per le opere missionarie. Pensiamo anche al mio contributo per le opere missionarie. Preghiamo per la stampa evangelica. La stampa evangelica. Preghiamo per le campagne di evangelizzazione con le tende. Sì. Per la preghiera delle regioni d'Italia, oggi il Piemonte. Il Piemonte, benissimo. Il computer è molto importante per rendere più veloce la traduzione del Nuovo Testamento nelle lingue nuove. Bene, quindi preghiamo per questo. Per la preghiera degli stati del mondo, oggi Corea del Nord, Indonesia e Papua Occidentale. Benissimo. Tra i soggetti di preghiera di oggi abbiamo visto il sostegno alle opere missionarie e il mio contributo alle opere missionarie. A questo punto devo dire che anche noi abbiamo detto non abbiamo alle spalle grandi missioni e non riceviamo niente dalla nostra opera attraverso YouTube e quindi devo dire a questo punto che la nostra situazione economica in questo momento è abbastanza difficile, quindi vi chiediamo come soggetto di preghiera di pregare perché alcuni dei fratelli, delle sorelle che apprezzano il nostro lavoro possono mandare un contributo. I dati per poterlo fare lo vedete nella descrizione del video. Quindi chi può mandi un sostegno per favore perché la situazione è complessa, è veramente difficile in questo momento. Soprattutto che stiamo anche organizzando il campo tsunami del 2024, ci sono le informazioni davanti allo schermo. Sì, abbiamo anche questo campo e comporta delle spese da parte nostra, eccetera. Volevo dire che mandando un sostegno voi sostenete la nostra opera anche tra le altre cose di traduzione della Bibbia, della nuova traduzione della Bibbia dai testi originali, la traduzione letterale che stiamo facendo. Durante il campo tsunami consegnerò, se piace al Signore, il fascicolo con la traduzione di Genesi, la nuova traduzione di Genesi, che ha un sacco di scoperte nuove, perché è una traduzione letterale basata con criteri linguistici moderni, traduzione letterale. Allora vi lascio, poi leggeremo ancora i morti del versetto, però per il momento vi lascio con la lettura dei primi versetti della Genesi. Vi ricordo allora che durante il convegno Il Campo Tsunami, dall'1 all'8 settembre, consegnerò e commenterò questa traduzione letterale di Genesi, che contiene delle rivelazioni veramente importanti. Il fascicolo comprenderà anche delle note di spiegazione della traduzione. Per esempio non c'è più il serpente, ma c'è il Nahash, lo spiegheremo, eccetera, tante di queste cose. E adesso allora vi leggo, vi dico
i primi versetti della Genesi per farvi capire quant'è rivoluzionaria questa, però ripeto, è la traduzione letterale dai testi originali. Allora, comincia così Genesi. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era invisibile, vuota, avvolta nel buio e senza vita. Lo Spirito di Dio produceva delle onde e Dio in presenza dell'acqua. Lo Spirito di Dio produceva delle onde in presenza dell'acqua. E Dio disse: ci sia la luce. E la luce venne all'esistenza. E Dio vide che, anzi, Dio fece vedere, scusate, vi stavo dicendo la lettera, e Dio rese la luce visibile e attiva, operativa. E Dio chiamò la luce giorno e il buio notte. E fu il primo giorno. Quindi vedete la novità di questa traduzione. In principio Dio creò i cieli e la terra era invisibile, vuota, avvolta nel buio e senza vita. E lo Spirito di Dio produceva delle onde e Dio disse: sia la luce, e la luce venne all'esistenza. Qui c'è il discorso di Einstein, no? Energia uguale a massa per velocità della luce al quadrato. La trasformazione, il primo atto creativo è stato un atto creativo sotto forma di energia, e poi c'è con la luce ci sarà la trasformazione in massa. Quindi Dio fece vedere l'acqua. La traduzione è: Dio rese la luce visibile e attiva. Quindi vedete la novità di questo testo. E ci saranno delle note anche esplicative nel fascicolo che distribuirò, se piace al Signore, durante il convegno. Però voglio dire, con il vostro contributo voi sostenete l'avanzamento di quest'opera di traduzione della Bibbia. E quindi preghiamo che qualcuno senta nel cuore di mandare dei sostegni e il Signore vi benedirà senz'altro con le sue benedizioni. Bene, rileggiamo allora i motti Motti e il e il versetto. versetto per concludere. Non ci sono che maschere, non siamo che maschere. Non ci sono che maschere, non siamo che maschere. Il famoso motto di Leonardo Sciascia. Dobbiamo ingrandire la sala di riunione non quando è troppo piena il culto, ma quando è troppo piena la riunione di preghiera. Sì, anche questo è importante. Dobbiamo rivalutare le riunioni di studio e di preghiera, non andare solo al culto. Quello è importante, però dobbiamo riempire la sala anche nelle riunioni di preghiera e nelle riunioni di studio biblico. Proverbi 26:20, quando manca la legna il fuoco si spegne e quando non c'è maldicente cessano le contese. Ecco, anche questo, eliminiamo la maldicenza dalla nostra vita. Bene, grazie allora per essere stati con noi e a presto.